Allora, in questa serata ho bisogno di fare uno stuzzichino di apertura per la mia cena. Allora, che cosa ho fatto? Mi sono anzitutto preparato un bel setup con una bella luce, visto che l'estate purtroppo non ci regala più dei lunghissimi pomeriggi. Poi ho deciso di piangere. Pancetta affumicata da una parte, cipolla dall'altra, le due. Ci andiamo a fare nient'altro che degli anelli di cipolla con il bacon. Magari poi utilizziamo anche la barbecue. Dai, andiamo a farli. Allora, anzitutto che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tagliare la nostra cipolla, stando attenti a non fare delle cavolate. Perché? Perché mi serviranno tutti gli anelli, no? Quindi dovrò cercare di andare a distruggere il meno possibile. E ci andiamo a tagliare anche la seconda. Ecco, ho tenuto il cuore. Adesso mi taglio dei pezzi abbastanza grandi, degli anelli abbastanza grandi, quindi spessi più che grandi. E vado a togliere anello per anello tutta la cipolla che mi serve. Adesso ovviamente non ve la faccio su tutta, su questo, e ve lo farò vedere, andiamo a girare intorno alle nostre fette di bacon. Ovviamente un pochino disagevole, però vi garantisco che una volta fatto il gusto sarà buonissimo. Allora, avete il vostro anello di cipolla, adesso dovete andare semplicemente a girare, 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 girare. Lavoro un pochino certosino se vogliamo, anche perché non vogliamo certo bucare il nostro anello, però dovete armarvi ovviamente un pochino di pazienza. Ecco fatto, adesso il mio anello di cipolla è pronto. Devo soltanto replicare per tutta la cipolla che ho quella che mi serve e poi buttiamo sulla griglia, come ve lo faccio vedere tra un attimo. Vedete che intanto qui sto facendo delle cialde, che le cialde non bastano mai, però visto che ho bisogno di ottimizzare un pochino i tempi, vado a mettere direttamente i miei anelli di cipolla. Quindi parcheggio della carta forno, il bruciatore qui è spento, quindi andrò di indiretta. Vedete come sono diventati belli i miei anelli di cipolla? E adesso li posiziono qui. E li faccio andare fino a che non diventa bello cotto il mio bacone, come diceva Christian De Sica in Vacanze in America. So degebrano e parlo come mi pare. È un lambruschino quello che scelgo per i miei anelli di cipolla, Venturini Baldini Cadelvento, vedete spumantizzato, delle belle bollicine. Vediamo se mi sostengono la scigula. Dio ci sta benissimo. Info@bbcool.it. Il bordo sviaderex su Instagram, corriamo a mangiare le nostre cipolle con il bacon, magari non tutte, altrimenti domani cardiologo. Ciao!